Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il primo TG che apriamo oggi con il 22 marzo, dunque giornata mondiale dell'acqua e sul punto emergenza in Italia per la gestione a causa delle problematiche legate alla rete idrica nazionale e la difficoltà di trattenere l'acqua piovana nel Paese, un dato fermo all'11%. Questa emergenza è stata denunciata dall'ANBI, ovvero l'Associazione Nazionale di Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque, con dati che come dire, fanno riflettere molto sull'utilizzo erroneo che viene effettuato dell'acqua. Dunque si apre, in data odierna, un nuovo tutta una serie di dibattiti legati proprio alla gestione idrica del paese. Secondo l'ANBI c'è bisogno di incrementare le capacità di invaso per sopperire alle esigenze idriche in un quadro che è condizionato dalla crisi climatica con delle piogge sempre più tropicali, nonché ripetuti fenomeni alluvionali e stagioni siccitose. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche Confagricoltura che dice che c'è bisogno di mettere mano con urgenza all'intera rete idrica nazionale, visto che dopo 30 anni di abbandono è in pessime condizioni. In particolare, le priorità sono quelle di costruire nuovi invasi, nonché rinnovare i sistemi irrigui, sanare la rete dell'acqua potabile che perde il 42% tra quella immessa e quella erogata. Cambiamo argomento, i nuovi dati di coronavirus sono 20.159 i nuovi positivi alla testa nelle ultime 24 ore registrati su tutto il territorio nazionale, 300 invece le vittime, i tamponi invece sono stati 277.086, con il tasso di incidenza che risale dal 6,7 di sabato al 7,2 della giornata di ieri. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 3.448 pazienti, con 61 in più di sabato nel saldo complessivo, mentre invece gli ingressi quotidiani sono stati 232. Nei reparti ordinari invece sono ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore. Resta stabile invece in Campania la curva del contagio, con i dati, come sempre, di competenza dell'unità di crisi regionale. Nelle ultime 24 ore sono 1.810 nuovi positivi a fronte di 16.812 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza resta più o meno in linea con quanto visto negli ultimi giorni, si ferma al 10,76%. I deceduti sono stati 26, i guariti 2.003. Per quanto riguarda invece il report di posti letto in terapia intensiva, balzo in avanti appunto di quest'ultimo reparto, con 173 posti letto occupati a fronte dei 656 disponibili. Aumento anche per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto di degenza ordinaria, perché al momento sono 1.613 i posti letto occupati di quelli che sono a disposizione della Regione. Notizie importanti, valide, arrivano dagli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, perché sono stati effettuati dei test clinici che confermano che il vaccino è sicuro e altamente efficace, lo ha riportato la BBC. Il vaccino è stato efficace al 79% nell'arresto della malattia da Covid sintomatica e addirittura nel 100% nel prevenire la forma grave della malattia. Non sono stati constatati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Hanno partecipato oltre 32.000 volontari, in particolar modo America, Cile e Perù. Circa un quinto di questi volontari aveva più di 65 anni e il vaccino è stato somministrato in due dosi a 4 settimane di distanza l'una dall'altra, fornendo la stessa protezione rispetto a coloro che erano in età più giovane e si sono sottoposti al medesimo test. Il ricercatore capo della sperimentazione, il professor Andrew Pollard, ha dichiarato che questi risultati sono una grande notizia che vanno a certificare quella che è la valenza assoluta del vaccino di AstraZeneca e sono coerenti con i risultati che sono stati condotti dall'Università di Oxford. Possiamo aspettarci un forte impatto contro il Covid-19 in tutte le età e persone di diversa estrazione da quello che sarà l'utilizzo diffuso del siero. Proprio delle vaccinazioni ha parlato anche il ministro della Salute italiano Roberto Speranza, che ha detto che il grande lavoro
compiuto in questi giorni ci può consentire di ripartire in modo efficace con le vaccinazioni. Con il decreto sostegni introduciamo oltre 150.000 tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19.000 farmacie dove ci si potrà vaccinare, coinvolgendo 270.000 infermieri, che naturalmente nell'ottica di poter aumentare quanto possibile la campagna in attesa anche dell'arrivo delle nuove dosi. Infine, chiosa per quanto riguarda il sistema delle fasce di colori, per quanto riguarda il rischio epidemiologico, il capo di gabinetto ha detto che questo sistema resterà anche dopo il 6 aprile. Ricordiamo che nel periodo di Pasqua tutta l'Italia, tranne il caso delle regioni che resteranno in fascia bianca, sarà in zona rossa. Ha detto Speranza: credo che sia la scelta più efficace, rendere le misure proporzionali alla differente situazione epidemiologica presente sul territorio. Dunque potrò già affermare, insomma, che questa misura sarà confermata. Chiusure che continuano in Campania. È stata pubblicata nella giornata di ieri l'ordinanza numero 10, che conferma quanto previsto nelle ordinanze 7, 8 e 9 del 2021. Dunque, fino al prossimo 5 aprile, divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, compresi quelli rionali e settimanali, con le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all'interno delle aree mercatali, consentiti solo se svolti in negozio box, purché ci sia la possibilità di contingentare gli accessi, e solo per i singoli negozi che hanno la possibilità di allacciarsi alla rete idrica. Confermata inoltre la chiusura al pubblico, tranne che per la fascia oraria delle 7:30 alle 8:30 del mattino, di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, consentendo solo l'accesso e il transito, motivato da esigenze di lavoro o necessità, comprese quelli di accedere o defluire dagli esercizi commerciali o dalle abitazioni, private. Restiamo in Campania, nel napoletano. Un fatto di cronaca, perché due rider sono stati aggrediti e rapinati nella serata di ieri a Miano, nel quartiere del capoluogo partenopeo. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze delle vittime, intorno alle 22 è avvenuto appunto questo episodio in Piazza Madonna dell'Arco, davanti a un McDonald's. Un rider di 28 anni ha raccontato alla polizia di essere stato rapinato del suo scooter. Contestualmente, all'ospedale Cardarelli di Napoli ne è arrivato un altro di 26 anni, che ha detto non solo di essere stato rapinato dello scooter nello stesso posto del collega, ma di essere anche stato accoltellato da un gruppetto di ragazzi. È stato colpito da 5 fendenti, ma non è in pericolo di vita. L'area dove sarebbero avvenute le aggressioni non è videosorveglianza. Sono comunque in atto le indagini della polizia per verificare se ci sia un collegamento tra le due aggressioni. Ora a Somma Vesuviana una notizia lieta, poiché Camilla è la prima femminuccia nata nel 2020, Giuseppe invece è stato l'ultimo maschietto, e a loro, il sindaco di Somma Vesuviana di Sarno e gli assessori hanno voluto consegnare la chiave della gentilezza. I due piccoli erano in rappresentanza di tutti i nati nel primo anno della pandemia, in questo momento così difficile. Importante sicuramente festeggiare quelle che sono queste nuove nascite. Sul punto sentiamo le parole del sindaco di Sarno, degli assessori e dei protagonisti. Questo periodo strano della nostra vita, sicuramente festeggiare insieme ai nati dell'anno scorso, un momento di felicità per le famiglie stesse che iniziano un percorso dedicato sicuramente ai propri figli. Festeggiare insieme a loro, onorare insieme questo giorno, il giorno della gentilezza, il giorno della primavera, è anche un simbolo di rinascita. È un simbolo di voglia di superare anche la pandemia. Ho sentito ciò che dicevano i genitori e sono certo che questo amore lo stanno donando ai propri figli con intensità e anche con autorevolezza. L'autorevolezza proprio del periodo storico. Sono ancora più forti, sono ancora più uniti e stanno dedicando il proprio amore ai propri figli. Allora, noi diciamo che i giovani oggi non rispettano le regole e il modo di vivere. Invece in questa pandemia, in questo momento così duro che ci sta mettendo alla prova, molti giovani si sono uniti
con la famiglia, con la propria famiglia. E questo è un segnale bellissimo. Grazie, permesso, scusa. Sono anche le parole usate da Papa Francesco per indicare il modo di vivere nella società, un modo gentile. E oggi che è la giornata, diciamo, della primavera, vogliamo celebrare questa gentilezza e la vogliamo celebrare con i nuovi nati del 2020. Siamo in questo periodo particolare di pandemia che ci ha visto limitati in tutto, avremmo voluto fare una grande festa che potesse accogliere tutti i nati del 2020, tutti in piazza, a celebrare l'ingresso nella nostra comunità. Purtroppo abbiamo dovuto limitare questa gioia con tutti e limitarla alla prima nata Camilla e all'ultimo nato Giuseppe. Ma siamo contenti comunque perché abbiamo dato un segno importante alla comunità che con la gentilezza si aprono tutte le porte e si aprono le porte della nostra comunità. Abbiamo voluto donare il simbolo della chiave, la chiave della gentilezza. Con la gentilezza si aprono praticamente le porte di qualunque porta. Essere gentili significa porsi nei confronti dell'altro in modo aperto e disponibile. E noi siamo contenti di aver dato questo segno come comunità stamattina. Ci spostiamo ora a Caserta, il nuovo bollettino epidemico sul territorio di Terra di Lavoro, come sempre, diramato dall'ASL locale. Nella giornata di domenica 21 marzo sono stati 256 i nuovi positivi, con 314 guariti e 3 deceduti. I tamponi processati sono stati 2049, con un tasso di incidenza del 12,49%, in linea con quanto visto nell'ultimo periodo. Si sottolinea però una discesa nel saldo complessivo, con meno 61 persone contagiate in tutta la provincia. Caserta città continua a restare in cima per il numero di casi attivi, con 607 attuali positivi. C'è poi Maddaloni con 504 e Marcianise con 423. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli espugna lo Stadio Olimpico di Roma grazie ad una doppietta di Dries Mertens, che raggiunge tra l'altro 100 gol in Serie A con la casacca partenopea. E dopo la vittoria sul Milan, la squadra di Gattuso prende altri 3 punti fondamentali per la lotta in Champions League. Le reti sono state segnate proprio dal belga nel primo tempo, prima con un chirurgico calcio di punizione, poi con un colpo di testa porta sguarnita su una bella azione cominciata da Insigne e assistita poi da Politano. Altra sconfitta invece per la Roma, su questo si è concentrato l'allenatore Fonseca, ha detto: abbiamo avuto soltanto un giorno per preparare la partita, ma non è lì il problema. Perché si fa fatica con le grandi? Sono probabilmente il responsabile, ma si è creato un blocco con la Roma quando si vanno ad affrontare squadre di vertice e c'è bisogno assolutamente di intervenire. Per quanto riguarda gli obiettivi giallorossi, si continua a puntare in campionato senza escludere l'Europa League, che comunque è una competizione molto importante. Il Napoli invece rimane quinto in classifica, ma la zona Champions League è davvero ad un passo. Vittoria anche per la casertana, che di rimonta batte la Cavese nella domenica al Pinto. Al termine dell'incontro andiamo ad ascoltare le parole di mister Guidi e dell'autore del gol decisivo Longo. Sentiamo. Io penso che oggi, insomma, la squadra aveva fatto bene, fermo restando che avevamo commesso due o tre errori, però insomma la squadra aveva approcciato molto bene la gara. E il gol subito, a parte che l'abbiamo già rivisto, è clamorosamente fuori gioco, e quindi non ci doveva essere, e avevamo concesso poco e avevo riproposto proprio quasi tutti gli stessi 11 di Bari, perché volevo dare continuità a coloro che sul campo si erano dimostrati all'altezza della situazione. Eppure essendo giovanissimi, io penso che proprio oggi la risposta sia stata proprio positiva dai vari Ciriello, dai vari Matese. Insomma, io sono contento perché, pur avendo una squadra giovane e anche loro, perché entrambe presentavamo 7 under in campo, la squadra insomma sul campo c'è stata. Peccato per quel gol subito, che insomma era da annullare, però poi avevamo subito reagito, abbiamo colpito un palo, insomma meritavamo di non essere in svantaggio alla fine del primo tempo.
No, lo sai perché mi fa piacere, mi fanno piacere queste domande, perché nel momento in cui giochiamo con Ciriello 2002, Matese 2001 e tutte quelle, vuol dire che i ragazzi stanno, vi stanno creando delle aspettative, e questo mi fa piacere perché è sinonimo che sono cresciuti. Chiaramente ci saranno sempre dei passaggi un po' a vuoto anche all'interno della stessa partita, questo è figlio del nostro percorso, però con l'assenza di tutti i calciatori più esperti che avevamo, e vedere sempre essere propositivi, cercare di dominare il gioco, concedere pochissimo agli avversari, perché non ci dimentichiamo tutte le difficoltà della Cavese che ha vissuto, però davanti presentava anche un attacco estremamente fastidioso. Ma è stata una grandissima emozione quella là di fare gol all'ultimo minuto. Sono contento per tutto quello che ho passato e che adesso mi sto ritrovando. Devo dire grazie al mister e allo staff che stanno credendo in me, e il mister partita dopo partita mi sta dando fiducia, e diciamo che oggi l'ho ripagato con le vittorie. Sì, io penso che le partite ora ci dobbiamo solo divertire, penso che le proveremo molto più facile, perché il nostro obiettivo è stato raggiunto, che era quello della salvezza, e adesso partita dopo partita la prepareremo con la mente sgombra e pensiamo solo a divertirci. Ma questo qua ci pensa il mister, che ci fa stare tranquilli e sereni tutta la settimana, e poi prepareremo le partite domenica dopo domenica, e sperando di posizionarsi nella migliore della classifica, ecco. Poi sperando di arrivare nei playoff, che sia un decimo posto, nono, ottavo, settimo, sesto, noi faremo il massimo domenica dopo domenica e poi ci lavoreremo per i playoff se li raggiungeremo. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.